Ciao a tutti! Oggi prepareremo il tortano. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono acqua, lievito di birra fresco, zucchero, farina di tipo 00, strutto, sale, pepe, pecorino, specca a cubetti, prosciutto cotto a cubetti, fontina a cubetti, salame, pancetta a cubetti e provolone tagliato a cubetti. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il lievito di birra fresco e lo zucchero. E lo facciamo sciogliere per 2 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo adesso lo strutto, la farina, il sale, il pepe e 70 g di pecorino. E lo facciamo impastare per 6 minuti in modalità spiga. Lasciamolo lievitare all'interno del boccale per almeno un'ora. Lo trascorso il tempo, l'impasto è ben lievitato. Adesso lo trasferiremo in un piano di lavoro infarinato. Infariniamo anche la superficie. E andiamo a stenderlo con il mattarello. Adesso metteremo il prosciutto. La pancetta. Lo speck. Il salame, e la fontina e la provola. E infine spolverizziamo con il pecorino rimasto. E adesso lo arrotoleremo dal lato lungo. Una volta che l'abbiamo ben arrotolato, lo andremo a posizionare su uno stampo a ciambella da 28 ben oliato. Una volta posizionato all'interno dello stampo, andiamo a spennellare tutta la superficie con lo strutto che abbiamo sciolto. Adesso lo faremo lievitare in forno spento per un'altra ora. Trascorso il tempo, il tortano è ben lievitato, adesso lo andremo a cuocere in forno preriscaldato statico a 170 gradi per circa 50 minuti. Il tortano è cotto, lasciamolo raffreddare del tutto prima di rimuoverlo dallo stampo. Tortano, grazie e alla prossima ricetta!